Buon pomeriggio, ciao ragazzi, come state? Ben trovati, benvenuti nella nostra diretta del Pilates. Come va ragazzi? Come andiamo? Vediamo chi c'è qui con noi, con me. Eccoci, ecco la nostra Vale. Un bacio, ciao Anna Maria, tesoro. Ecco Angela, ben trovata. Salvatore, ciao. Allora, come state? Come avete passato questa prima parte della giornata? Spero bene, io completamente a casa. E mi raccomando, dobbiamo continuare a tenere duro. Comunque, piano piano sono certa che andrà sempre meglio. Ben trovato Riccardo, Anna Clara, ecco qua, Rosella, ben trovata. Ecco Cinzia, Flavietta. Beh, insomma, siamo sempre un bel gruppo, eh? Ciao Francesca, un bacio grande. Romana. Insomma, se continuo così faccio tutta l'ora l'elenco. No, sono veramente tanto tanto contenta che siamo sempre in tanti, perché questo gruppo è veramente straordinario. Veramente tanto tanto bello. E fare ginnastica insieme a me mi gratifica tanto tanto. Un bacio Andreina. Allora, cosa dire? Dunque, il nostro materiale, parliamo un attimo della lezione prima di iniziare. Come sempre dovete procurarvi un cuscino. È importante e che sostituisce la nostra softball e poi il nostro elastico che comunque ci rende le lezioni un pochino più sfidanti come piccolo attrezzo, no? Non avendo il cerchio e insomma gli altri attrezzi intanto ci accontentiamo con il nostro elastic band. Allora, beh, iniziamo con sistemarci il nostro tappetino, il nostro asciugamano. Oggi devo stare un pochino più distante, mi è stato suggerito, così mi vedete meglio. Eccoci qua. Ok, alziamo la musica. E andiamo a lavorare da prima in piedi. Andiamo a divaricare le gambe quanto il bacino. Posizioniamo le mani qui sui nostri fianchi, sulle nostre creste iliache, allungando bene la colonna, andiamo ad abbassare bene le nostre spalle, prendo aria, preparo ed espirando spingo il peso del corpo leggermente in avanti. Torno al centro, inspira e vado verso il lato destro. Inspiro. Ed espiro, vado sul lato sinistro. Prendi aria al centro e di nuovo piano piano vado in avanti. Torna, prendi aria e lentamente sposto il peso sul lato destro. Torno al centro, inspiro ed espiro, sposto il peso sul lato sinistro. Inspiro lentamente, scendiamo con le braccia lungo i fianchi. Prendo aria, allungo bene le braccia verso l'alto ed espirando lentamente inizio
Piegando le gambe piano, le braccia tese scendono all'altezza delle spalle. Inspiro, vado a stendere bene le gambe, allunga la colonna ed espirando le braccia lente si aprono, scendo con le gambe in flessione. Inspiro su, allunga e fuori aria, scendo lentamente. Inspiro su e fuori aria. Posiziono le braccia all'altezza delle spalle tese. Inspiro, allungo bene le braccia ed espirando ruoto il busto lentamente verso la destra. Mantieni sempre le braccia in diagonale. Inspiro, torno ed espiro, ruoto a sinistra. Prendo aria, torniamo al centro, fuori aria. Mantieni il bacino ben stabile, non bacino, inspiro ed espiro, ruoto. Prendo aria, torno al centro e ancora fuori aria, scava l'addome. Inspiro al centro ed espiro, ruoto lentamente il busto. Inspiro, allunga bene le braccia ed espiro, scendo con le braccia, piego le gambe. Inspiro ed espiro, scendo con le braccia, piego le gambe, non alzare i talloni. Inspiro, morbide, ed espiro, scendo. Prendo aria su e fuori aria. Inspiro, ruoto il palmo delle mani verso l'alto, le braccia salgono, ed espirando il palmo scende verso il pavimento, le braccia scendono lungo i fianchi. Inspiro su bene le braccia ed espiro, scendo con le braccia, scendo lentamente, piano e spingo le braccia dietro. Inspiro allunga ed espiro, flessione delle gambe, scendono le braccia lente. Prendo aria su, allunga e fuori aria. Inspiro su, rimaniamo su, piccoli molleggi delle braccia e fuori aria, controlla la respirazione. Fuori aria, piccoli molleggi delle braccia verso l'alto. Fuori aria, ancora espiro. Rimani su, allunga bene ed espirando ruoto il palmo delle mani verso terra. Torno con le braccia tese lungo il nostro corpo. Inspirando il braccio destro si allunga teso vicino all'orecchio, il braccio sinistro sul costato, flessione del busto. Inspiro su e fuori aria. Prendo aria ed espiro. Inspiro e ancora fuori aria. Prendo aria su e ancora flessione. Inspiro ed espiro. Inspiro, rimaniamo quattro piccoli molleggi, 3, 2, allunga, 1, inspiro, allungo ed espiro, torno lento, cambio dall'altra parte, prendi aria e fuori aria, inspiro su ed espiro, prendi aria e fuori aria, inspira ed espiro. Inspiro su e fuori aria, prendi aria e fuori aria, piccoli molleggi e piccolo, e ancora, e due, e uno allunga, rimaniamo in allungo e torno lentamente, inspiro su insieme ed espiro lento, scendo, inspiro. Inspiro su, senti l'allungo e fuori aria, scendo. Inspiro su, alzo i talloni, strizzo le punte dei piedi e scendo lento, piega le gambe. Inspiro su, le braccia allunga sui talloni e scendo ultimo. Prendo aria su, sui talloni grandi. E scendo lentamente, morbide le spalle
e andiamo in posizione di quadrupedia. Andiamo a divaricare le gambe quanto il nostro bacino, le braccia sono divaricate quanto le spalle, spalle perpendicolari alle nostre mani. Andiamo ad abbottonare gli ischi, allungando bene la colonna, andiamo a mantenere la parete addominale ben tonica, ispiro, allunga bene il peso del corpo in avanti, bene la colonna, ed espirando lentamente scende il bacino verso i talloni. Prendo aria su, chiudo gli ischi, allunga bene la colonna, morbide le spalle, e fuori aria il bacino scende lento. Inspiro su, allunga, senti l'allungo della colonna, ed espirando scendo lento. Inspiro, allunga, cresci bene, e fuori aria scendo lentamente. Inspiro, sposto il peso del corpo verso la mia sinistra, vado lentamente ad alzare il braccio destro all'altezza della spalla e lentamente torno al centro, il bacino scende, il braccio torna a terra. Cambio, prendi aria, sposta bene il peso verso l'alto, gli arti di sinistra, alzo il braccio, di destra alzo il braccio sinistro e scendo lento. Scava bene l'addome. Prendo aria su, allunga bene e fuori aria scendo. Inspiro, spingo il peso del corpo a destra, alzo bene il braccio sinistro e scendo ancora. Ultimi, inspiro su, allunga e fuori aria scendo. Prendo aria su, allunga e morbido scendo. Posizione del bambino. Veniamo su, prendendo aria spingo leggermente il peso del corpo in avanti ed espirando sposto il peso verso la mia sinistra, stacco da terra il braccio destro, lo vado ad allungare con lo sguardo, catturo la mia mano. Inspirando allunga bene il braccio ed espirando lo sguardo rimane verso la mano, il braccio teso scende e torna in posizione iniziale, posizione del bambino. Cambio dall'altra parte, prendi aria, spingo il peso del corpo in avanti, espirando vado con il peso verso la mia destra, alzo e allungo il braccio sinistro. Inspiro, allungo, osserva bene la mano ed espirando lento il braccio scende teso in posizione iniziale. Posizione del bambino. Ispirando più spingo il peso del corpo in avanti, espirando arricio le dita dei piedi sul bacino, stendo le gambe, spingo i talloni verso il pavimento. Inspiro, arriccio bene le dita dei piedi alzando bene i talloni ed espirando spingo il peso del corpo in avanti, lentamente inizio a scendere con le ginocchia verso il pavimento, tornando in posizione di quadrupedia, posiziono il dorso dei piedi a terra e vado in posizione del bambino. Di nuovo, prendi aria, spingo il peso del corpo in avanti, espirando arriccio le dita dei piedi, salgo con il bacino, stendo bene le gambe, spingo i talloni a terra. Prendi aria, i talloni si alzano, arriccia le dita dei piedi ed espirando spingo il peso del corpo in avanti, lentamente le gambe iniziano ad andare in flessione. Arrivo in posizione di quadrupedia, dorso dei piedi a terra, posizione del bambino. Bene, andiamo in posizione di supine. Allora, ci siamo? Spero che mi vediate. Mi vedete? Paura che ho messo un po' alto oggi, mi sembrava una soluzione migliore. Ecco qua,
Allora, io ho paura che non mi vedete. Mi mandate un segnale se mi vedete quando sono supina? Mi dite se va bene un ok, ragazzi, cortesemente, chi è in linea? Pronto? Poco. Grazie Cinzia. Allora, troviamo una soluzione, scusatemi, ma non voglio assolutamente che mi vediate male. Noi qui è sempre un po' casareccia, la questione. Vediamo che non cade, eh? Così mi vedete sicuramente bene. Allora, andiamo a posizionare le braccia lungo i fianchi, andiamo ad attivare la zona sotto e dietro le nostre spalle, spalle ben lontane dalle orecchie. Vado a spingere come se volessi lasciare le mie impronte delle mani, per cui spingo le mani con forza sul pavimento. Le gambe sono piegate, vado a distribuire il peso sulle piante dei piedi grandi, divarico le gambe quanto il bacino e vado a spingere con forza i talloni verso gli ischi. Partiamo in posizione di imprinting. Allora, l'imprinting, lo ripeto per chi non lo sapesse, ruoto leggermente il bacino in retroversione senza alzarlo dal piano d'appoggio, per cui vado ad eliminare le nostre curve fisiologiche. Come potete vedere, la mano, potete anche provare da soli, non riesce in questo caso a passare sotto la fascia lombare. Da qui inspiro, lentamente iniziamo a risalire su piano con il bacino, spingo forte i talloni verso il pavimento ed espirando, scavando l'addome, il bacino scende lento, molto lento. Ancora, inspiro, allunga, cresci e fuori aria, scava lentamente l'addome. Prendo aria su, cresco, srotola lentamente vertebra dopo vertebra e lento scendo piano, molto lentamente. Ancora, inspiro. Inspiro su, due piccoli molleggi verso l'alto del bacino e uno, fuori aria, scendo lento, morbide le spalle. Ancora, inspiro su, srotola la colonna, rimaniamo su, due piccoli molleggi del bacino, scendo lento, scava l'addome, spingi con forza il palmo delle mani a terra. Ancora, salgo lentamente, prendi aria, allunga bene e lentamente due piccoli molleggi e scendo, morbide le spalle, morbide ancora. Inspiro su, rimaniamo su, piccoli molleggi del bacino e 8, 7, ancora 6, 5, spingi 4, 3, più su 2. 1, prendi aria su, rimani in posizione ed espirando lento, morbido, scendo di nuovo e andiamo a recuperare. Amore, come va? Oggi siamo veramente tanti, eh? Andiamo con la gamba destra piegata 90-90, piede in flex. La gamba sinistra è a terra, vado a spingere il tallone verso l'ischio della gamba sinistra, vado a distribuire bene il peso come se il piede volesse sprofondare e bucare il pavimento, qui spingo con forza il piede, la pianta a terra. Da inspirando lentamente inizio di nuovo a risalire su con il bacino, allunga l'arto di destra piede in point
ed espirando il bacino scende, il piede va in flex e la gamba lenta torna 90-90. Prendo aria su, allunga, grande, e fuori aria, scendo lentamente, scava l'addome. Inspiro su, allunga, e fuori aria, scava l'addome. Inspiro su, allungo, e fuori aria, morbide le spalle. Inspiro su, allunga, e fuori aria, scendo lentamente. Prendo aria su, cresco da questa posizione, inizio a creare dei piccoli cerchietti della gamba e 8, 7, 6, 5, su 4, 3, 2, 1, prendo aria su e scendo lentamente e andiamo a recuperare. Bene, come va? Sono sicura che va bene, eh? Cambiamo la gamba. Vado a posizionare il tallone della gamba destra verso l'ischio della gamba destra. Alzo la gamba sinistra 90-90, piede in flex. Sento bene spalmare la mia colonna ben a terra. Attivo bene le braccia. Inspiro lentamente, inizio a risalire su con il bacino. Vado in allungo della gamba. Bene, piedi in point, ed espirando il bacino scende, la gamba lentamente torna 90-90. Prendo aria su, allunga, grande, e fuori aria, scendo lento. Inspiro, allunga, alza bene il bacino e fuori aria. Inspiro, su, allunga. E fuori aria, scendo lentamente. Prendo aria su, rimaniamo su, piccoli cerchietti, 8, 7, 6, lunga, 5, 4, 3, 2, 1, prendi aria, lunga bene ed espirando il piede va in flex. La gamba e il bacino lenti scendono piano e andiamo a recuperare. Morbide le spalle. Ok. Andiamo in posizione di diamante. Ormai sappiamo che cos'è il diamante. Comunque io lo ripeto e lo faccio vedere velocemente a tutti. La posizione di diamante, vado a disegnare con le mie gambe proprio un bel diamante, ok? Da qui andiamo a controllare il bacino che sia bene stabile, crea una grande stabilità lombo-pelvica, braccia lungo i fianchi, spalle ben lontane dalle orecchie. Spingo le due piante dei piedi, mi raccomando, l'una verso l'altra. Inspiro, prepara bene la tua colonna, il tuo corpo, ed espirando lentamente vado ad allungare il mio diamante, piano. Inspiro, le gambe scendono, i talloni vanno lentamente ad avvicinarsi verso la zona inguinale e di nuovo espirando lentamente il diamante va ad allungarsi, scava l'addome. Prendi aria, morbide le spalle ed espiro di nuovo, allunga, grande verso l'alto. Prendi aria, scendi e fuori aria. Inspira ed espiro, salgo lento, prendi aria e fuori aria, lungo, inspiri ed espiro ancora, salgo lento, prendi aria e fuori aria, inspiro ed espiro, allunga, piccoli molleggi, 8, 7, piccoli, 6, 5, allunga, 4, 3, 2,
Uno, prendi aria sua, allunga e lentamente espirando scendi piano e andiamo a recuperare. Bene ragazzi. Andiamo a prendere una pallina per chi ce l'ha. Eccomi, eccomi. Ste connessioni, ragazzi, so una disperazione. Disperazione, guarda. Allora, visto che mi sono alzata, vi faccio vedere. Io ho creato direttamente con l'elastico la mia pallina. Chi ha la pallina, quella piccina, tipo da tennis, può utilizzare direttamente quella. Allora, da questa posizione andiamo a posizionarla fra le nostre ginocchia. Le gambe ovviamente sono 90-90. I piedi sono in flex. Vado a spingere con grande forza la pallina ben stretta, in modo di non farla cadere, attivo sempre le braccia, morbide le spalle, inspiro lentamente, i piedi vanno in point, inizio a risalire lento con le gambe, le vado ad allungare grande, bene in estensione, espirando piano, i piedi vanno in flex, le gambe tese scendono leggermente in avanti verso il battiscopa. Inspiro, piedi in point, le gambe lentamente tornano a 90 gradi rispetto al busto. Espirando, i piedi vanno in flex e piano le gambe scendono, piano, lento, 90-90. Inspiro su, allunga bene le punte dei piedi, espirando flex e le gambe scendono lente. Prendi aria sulle gambe, piedi in point, cresco verso l'alto ed espirando lento, piano, 90-90, piedi in flex. Inspiro su, allunga e fuori aria, flex e scendono, scava l'addome. Prendo aria su ed espiro flex e tornano 90-90. Inspira su, allunga e fuori aria, flex e le gambe tese scendono. Prendo aria su, allunga e fuori aria, flex e le gambe tornano 90-90. Inspira, allunga bene le braccia, spingi le mani ed espirando le gambe tese scendono. Inspira, point, allunga ed espiro, scendo, ultimo, inspiro, su, ed espiro, flex, e scendono, piccoli molleggi, e 8, 7, spingi, 6, 5, 4, i talloni, 3, 2, attiva i talloni, 1, rimani in posizione di tenuta, inspiro, allungo, ed espirando scendo lento e andiamo a recuperare. Togliamo la nostra pallina. Allora adesso ragazzi andiamo ad afferrare l'elastico. Dunque chi non ha l'elastico, ora vi dico una cosa, ascoltate bene, può prendere anche un quaderno, un qualsiasi cosa che dovete con le gambe, con i piedi sorreggere. Anche una scatolina va bene, eh? Allora, andiamo qua che trovo. Dunque, potete anche prendere un quaderno più grande. Andiamo a lavorare con l'estensione degli arti. Questo è carino. Entrambe sulle gambe. Noi di solito nella sala lo facciamo con il mattoncino, vero ragazzi? Chi lavora con me? Le gambe sono ben tese, unite, e andiamo a distribuire il peso come se i nostri piedi diventassero un piccolo tavolinetto su quale sorreggere o l'elastico che lo mettete a fascia sopra, così,
posizionato sopra, oppure un quaderno, un libricino, basta che non è troppo pesante. Ok, inspirando vado ad allungare bene le gambe a 90 gradi rispetto al busto, spingo con forza i talloni verso il soffitto ed espirando lentamente inizio a scendere con le gambe, scava l'addome piano, le ginocchia scendono e vengono proiettate verso il petto. Inspiro su, allunga grande e fuori aria, scendono lente. Caduto. Inspiro, è troppo leggero, ed espiro, scendo lento. Ancora. Prendo aria su, allunga e fuori aria, scendo lentamente. Inspiro su e fuori aria. Inspiro su, allunga e scendo lento. Inspiro su e fuori aria. Il mio è veramente troppo leggero. Inspiro su, allunga e fuori aria. Inspiro su, allunga e scendo lento. Prendo aria su, allunga e scendo lentamente, niente, non si tiene. Inspiro su, allunga bene le gambe verso l'alto e fuori aria, scendo. Prendo aria su, allunga e scendo ancora. Adesso andiamo ad effettuare dei piccoli molleggi verso il petto. 8 spingi, 7, 6, 5 spingi le ginocchia, 4, 3, 2 le braccia tese, 1 prendi aria e lento scendo lentamente giù. E andiamo a recuperare. Certo che in sala devo dire che vi faccio un bel massacretto, eh? Ok ragazzi, andiamo in posizione con le gambe a farfallina, andiamo bene a spingere le due piante dei piedi, piccola retroversione del bacino verso l'alto, sentiamo bene spalmare come se avessimo una bella marmellata dietro la nostra colonna, intrecciando le dita delle mani, le andiamo a posizionare dietro la nuca, sguardo verso l'alto, mento ben aperto, prendi aria, prepara e allunga la colonna, espirando veniamo su con il busto. Inspiro, scendi e fuori aria su. Prendi aria ed espiro su, arriccia bene il coccige e la pelvi. Inspira ed espiro. Prendi aria, scendo e fuori aria. Inspiro ed espiro su. Prendi aria e fuori su. Inspiro, espiro. Inspiro e fuori. Prendi aria e fuori aria. Inspiro ed espiro. Prendi aria e fuori. Inspiro, scendo due tempi, fuori, fuori e scendo, morbide le spalle. E fuori, fuori e scendo lento. E fuori aria e scendo. E fuori, fuori e scendi lento. E ancora uno, più su e scendi. E fuori, più su e scendi. Tre tempi un pochino più veloci. Uno, due, tre, scendi, prendi aria e uno, due, tre, inspiro e un, due, tre, prendi aria ancora piccoli, uno, due, più su e scendo, e ancora uno, due, più su
e scendo un tempo a risalire fuori. Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Bene il mento, aprilo bene, non lo chiudere, fuori. Prendi aria e fuori. Prendi aria e fuori. Prendi aria e fuori. Prendi aria, controlla bene il tuo corpo fuori. Inspira e fuori. Inspira, rimani su, piccoli molleggi 8, 7 più su 6, spingi 5, 4, 3, 2, 1, inspiro su, rimango e scendo. Lentamente andiamo a recuperare. Bene ragazzi, come andiamo? Allora, adesso andiamo a prepararci, ragazzi, in quadrupedia, la nostra amatissima quadrupedia. Magari non per tutti lo è, però è molto molto importante. E andiamo a controllare la postura. Io vi guido come sempre, vedete, non mi lascio mai. Allora, andiamo a divaricare le gambe quanto il bacino, in quanto tempo chiudiamo gli ischi, per cui li andiamo ad abbottonare, andando a spingerli, a proiettarli verso la parete dietro di noi. Sostenendo bene la parete addominale, bene, vado ad allungare bene la colonna e il tratto cervicale. Le braccia sono quanto le vostre spalle. Le spalle sono perpendicolari alle mani. Mi raccomando, non spingete le spalle verso le orecchie, bensì le dovete tenere molto molto lontane. Da questa posizione andiamo con la gamba sinistra alta, tesa all'altezza del nostro bacino, e il braccio destro altezza spalla. Mi raccomando, la mano ruota all'interno. Da questa posizione controllo che le mie tre iliache siano perpendicolari al pavimento. Inizio lentamente a creare dei piccoli molleggi, ambedue gli arti verso l'alto. Non dovete mai scendere oltre la linea della spalla e del bacino. Mantengo il piede in point, per cui con la punta ben tesa. Controllo sempre che la mia parete addominale sia completamente attiva, cioè che l'ombelico viene risucchiato verso l'interno. Accompagno il movimento da piccoli soffi d'aria, controlla sempre la stabilità del bacino, rimani in allungo, prendi aria, allunga entrambi gli arti in due direzioni opposte e lentamente scendiamo giù, entrambe. Posizione del bambino. Torniamo in posizione di quadrupedia. Velocemente mi sistemo la mia postura. Mi raccomando, la parete addominale, io è come se vi vedessi e già intuisco che avete le pance all'infuori. Mi raccomando. Veniamo su con la gamba destra, altezza bacino, braccio sinistro, altezza spalla. Di nuovo, controllando bene la parete addominale, la zona del core control, vado a creare questi piccoli molleggi entrambi gli arti alto. Controlla sempre la respirazione, mi raccomando, e la spalla, entrambe sono morte dalle orecchie. Non mollate. Mi raccomando, piccoli soffi d'aria, stiamo lavorando in piccole velocità, Molleggia, allunga bene il corpo, la colonna, cerca di avere un buon controllo della zona addominale, che è tutto,
rimanendo in posizione di allungo entrambi gli arti, prendiamo aria ed espirando lentamente scendiamo giù. Posizione del bambino. Ok, andiamo in posizione prona. Allora, dunque io per motivi fisiologici, avendo un bel po' di dolore, vado a posizionare per creare un compenso, un rialzo, come vedete un piccolo cuscino sotto la parete addominale, ma chi non ha una lordosi, una iperlordosi, non c'è assolutamente necessità. Allora vado a divaricare le gambe quanto il bacino e le braccia quanto le nostre spalle. Spingo, vado ad allungare bene le braccia, come se volessi raggiungere il battiscopo avanti a me, e ruoto il viso verso destra. Da questa posizione inspiro, allunga bene la colonna, espirando il busto viene leggermente su, alziamo il braccio destro, la gamba sinistra, cioè opposti. Gli arti che sono a terra, cioè braccio sinistro, gamba destra, spingono con forza verso il pavimento. Creo con gli arti che sono risaliti su, anche in questo caso, piccoli molleggi. Controllo sempre che la parete addominale sia tonica, ok? Non mollate l'addome. Devo comunque spingerlo verso l'interno per dare questo sostegno importante alla colonna, specialmente nella fascia lombare. Rimango su, allungo, continuo a spingere con gli arti a terra verso il pavimento, scendo giù, ruoto la nuca e vado in recupero. Di nuovo inizio ad allungare i miei arti, per cui subito il mio corpo, espirando ruoto la nuca perpendicolare al pavimento e inizio di nuovo a risalire con le braccia e il braccio sinistro, la gamba destra, e inizio a creare i miei molleggi verso l'alto. Mi raccomando, fondamentale la zona del centro, cioè la zona addominale, ragazzi. Vi ripeto che gli arti che sono posizionati a terra, braccio destro, dorso del piede sinistro, spingono con grande forza a terra, creano questa grande pressione verso il pavimento. Rimaniamo su in allungo. Allunga, prendi aria e scendi di nuovo e andiamo a recuperare. Bene, andiamo ad effettuare il nostro push-up. Allora, il push-up sono dei piegamenti sulle braccia. Nel circuito olistico, nell'allenamento olistico, cioè come Pilates, il fulcro che viene posizionato a terra non sono il palmo delle mani quanto i gomiti. Le braccia e i gomiti sono molto stretti lungo il nostro corpo, come se fossero delle piccole zampette di cavalletta. Vado a divaricare leggermente le gambe, spingendo il dorso dei piedi a terra, creo una retroversione del bacino, scavo l'addome, per cui risucchio l'ombelico verso l'interno e mi creo il mio piccolo soffio d'aria sotto la parete addominale. Le spalle sono morbide, il naso e il mento sono leggermente distanziati dal tappetino.
Inspiro, preparo ed espirando lentamente veniamo su con il busto, andando a proiettare la zona sternale verso la parete avanti. Inspirando si scende con il busto e di nuovo espirando si sale grande verso l'alto. Mantenete sempre l'addome attivo. Prendo di aria, scendo e su. Spingi bene i gomiti. Inspiro ed espiro. Apri bene il torace. Prendi aria e fuori aria. Inspiro, su, fuori aria, inspiro e ancora fuori aria, inspiro, attivate questa zona sottoascellare, le famose mollettine si chiamano, e fuori aria spingo, inspiro, sentite qui le fasce laterali dorsali e su. Prendi aria, fuori, inspiro e ancora fuori, spingi i gomiti, prendi aria e fuori, inspiro e ancora fuori, piccoli molleggi, 8 gomiti, 7, 6, spingi, 5, 4, 3, proietta lo sterno avanti, 2, 1, prendo aria su, allunga e scendo piano e vado a recuperare. Ok. Allora, adesso andiamo seduti, eccoci qua. Allora, dunque, andiamo a piegare le gambe divaricandole, spingendo bene le piante dei piedi a terra, mantenendo le spalle morbide. Prendo aria su, allunga bene le braccia ed espirando scendo lento. Inspiro su e ancora fuori aria, scava l'addome. Prendo aria su, allunga bene dietro ed espiro scendo. Inspiro e scendo. Ancora prendi aria. E scendo con le braccia, levando lentamente le mani a spingere verso le nostre scapole. Inspiro su, allungo e ancora piego lento, vado a pigiare le mani sulle nostre scapole. Inspiro, allunga e fuori aria. Inspiro, morbido, scendo. Spingo verso il petto e salgo su. Scendo. Pieghiamo la gamba, il ginocchio della gamba sinistra e saliamo lentamente. Scendiamo giù, andiamo a divaricare. E bene con il braccio destro verso l'alto, si ruota il busto verso la sinistra, si scende con il busto, si allunga bene il braccio. Si torna, cambiamo dall'altra parte. Si ruota il busto, si scende e si va ad allungare. Cercate di non piegare la colonna, ma di mantenerla bene in allungo. Si torna su, si allungano entrambe le braccia e si scende lentamente. Andiamo ad allungare la colonna, spingendo, andando a proiettare
il busto in avanti. Le spalle mantengono sempre una morbidezza, non andate a compensare con i trapezi spingendoli verso l'alto. Spingo, non ci interessa di scendere con la colonna in flessione, ma mantengo sempre la mia colonna in allungo. Veniamo su, chiudiamo bene le gambe e andiamo a piegare la gamba destra sulla sinistra e ruotiamo il nostro piede, ruotiamo accompagnate con la manina la rotazione, sentite la caviglia. Cambio dall'altra parte. Ok, cambiamo. Passiamo la gamba sinistra sulla gamba destra, afferrate il piede e iniziamo a ruotarlo. Prima in avanti e poi indietro verso di noi. Ok, adesso incrociando bene le gambe andiamo a posizionare gli nostri avambracci sulle ginocchia, le spalle sono molto morbide e iniziamo a roteare la nuca. Questo è un passaggio della lezione che io, un esercizio che cerco sempre di mantenere nelle lezioni, specialmente di Pilates, proprio perché andiamo a sciogliere un pochino il tratto cervicale. In questo periodo si creano tantissime tensioni per ovvi motivi, cioè già generalmente nella vita, specialmente le persone molto emotive, e il nostro sistema, nervoso, cioè il nostro sistema emotivo, va a caricare in maniera abbastanza pesante sul tratto cervicale e di conseguenza sui trapezi, per cui si creano delle contratture antipatiche con una tensione pazzesca, per cui aiutiamo un pochino a sciogliere. Andiamo a ruotare la nuca verso destra, poi ragazzi calcolate che in questo periodo, stando totalmente a casa o quasi, si ha una vita abbastanza sedentaria, molto stabile cambio, per cui non aiuta. Ma ci siamo noi che vi facciamo comunque fare le nostre lezioni e comunque andiamo ad allungare il braccio destro spingendo il gomito verso l'interno. Cambio dall'altra parte. Veniamo su. Spingo il braccio destro in avanti, andiamo ad allungare bene la spalla e il deltoide, cambio, spingo il braccio sinistro. Ciao Lavinia! E torniamo. Allora, volevo dedicare, prima di terminare la lezione, qualche minuto alla nostra fase emotiva, no? Come vi dicevo prima, cioè molto molto tranquillamente. Allora, andiamo a posizionare il palmo delle mani sotto il petto e il più che altro la destra, mentre la sinistra, che è la mano del cuore, la nostra forza, la andiamo a posizionare sopra alla zona ombelicale, come se volessimo creare una protezione, una schermata sul nostro centro, cioè sulla nostra parete addominale. Da questa posizione, prendendo aria, vado ad ispirare, per cui ad allungare la colonna, molto molto grande questa inspirazione, ed espirando lentamente, scavando l'addome, vado a spingere la pancia verso l'esterno, come se volessi gonfiarla, come se avessi un bel palloncino all'interno. Di nuovo, inspira, cresci verso l'alto, riempi la tua cassa toracica ed espirando scendo fuori aria. Ancora, inspiro,
Allunga morbide le spalle ed espiro, scendo. Inspiro, ultimo. E fuori aria. Ok, andiamo a sciogliere un pochino le nostre mani che lavorano tanto. Bene, scarichiamo la colonna posizionando i due piedi paralleli l'uno verso l'altro e non alzando assolutamente i talloni dal pavimento. Lentamente risaliamo su, andiamo a sfiorare con le dita il nostro corpo, risalendo, srotolando vertebra dopo vertebra, mantenendo la colonna piano piano, andiamo a distribuire verso l'alto, morbide le spalle. Inspiro su, allunga bene le braccia ed espirando scendo lentamente. Ancora inspiro, allungo e fuori aria, scendiamo ancora una volta. Inspiro su, andiamo a salutare unendo il palmo delle mani e scendo lentamente. Io come al solito vi mando un grande abbraccio, vi stringo fortissimo a me, tutti quanti, veramente. Vi ringrazio in maniera veramente dal mio cuore che mi seguite, che seguite sempre le mie lezioni, siamo sempre tanti, tantissimi. Questo mi fa un mondo di piacere e veramente vorrei abbracciarvi uno per uno, dirvi che dobbiamo farcela, che dobbiamo ritornare alla nostra vita perché è importante e dobbiamo fare, spero siamo quasi arrivati, non dico alla fine, però le cose mi sembra che un pezzettino così stanno migliorando e questo insomma è importante, per cui dobbiamo ancora stringere un altro po' e rimanere nelle nostre case, tanto ci siamo noi, degli istruttori in generale dello Sporting Palace o anche delle altre palestre che vi teniamo sempre compagnia. E sapete che noi entriamo nelle vostre case e dovete allenarvi, magari fatelo anche con i figli, con i mariti, coinvolgete tutta la famiglia perché è importante, anche un modo di aggregazione, no? Di partecipare con tutti i componenti ed è comunque un'oretta che passiamo in serenità e magari ci facciamo anche una risata se vogliamo. Io veramente vi stringo uno per uno, vi do un bacio grandissimissimo e vi ricordo, per chi vuole domani mattina allenarsi con me con la lezione di tonificazione, io ci sono sempre in diretta alle ore 10 su Facebook. Forza, 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 dai ragazzi, continuiamo ad allenarci, così quando torniamo nelle sale in palestra siamo iper allenati, ok? Vi mando un bacio veramente a tutti, buona serata, mi raccomando, facciamo tutti bravi, ciao ragazzi!